dei trials, un 19,79 che ha avvicinato e di molto il record mondiale che resiste ancora dal 79 del nostro Pietro Mennea, 19,72, lo vedete anche in sovraimpressione. Corsia 1 dunque Carlo Chiena, corsia 2 Jeff Williams, statunitense, corsia 3 Michael Bates, un altro statunitense, poi in corsia 4 Danny Everett, quindi Michael Marsh, Floyd Heard, Dennis Mitchell e Dan Capobianco, australiano. La partenza è valida. Atleti che si presentano sul rettilineo. E vedete Michael Marsh nettamente al comando, che chiude con il tempo di 19,79 ed è un grandissimo tempo questo per Michael Marsh. Il vento ha aspirato a favore nel corso della gara dei 100, dovremmo attendere anche il responso dell'anemometro per vedere l'intensità del vento nel momento in cui si è gareggiato sui 200, mentre rivedete il fotofinish con l'arrivo di Michael Marsh con lo strepitoso tempo di 19,79 che eguaglia il primato mondiale stagionale di Michael Johnson. Applausi dunque per Michael Marsh, grande protagonista sulla pista del Sestriere, con questo meraviglioso tempo. Rivediamo la gara. Intanto vi diciamo che Michael Marsh è nato a Los Angeles, anche lui è della Santa Monica di Carl Lewis, ha ottenuto due volte il record mondiale sulla 4% nel 91, con il primato personale di 9,93 sui 100 e 19,86 sui 200, dunque questo, vento consentendo, potrebbe essere il nuovo primato personale per Michael Marsh. E rivediamo nella fase finale della gara. Attenzione al vento, viene indicato ora 4 metri a favore, dunque ampiamente oltre i limiti. Il primato del meeting era di 19,82 di Carl Lewis nell'88, allora il vento era regolare, era di più 1,94 l'anno scorso Michael Johnson.